Ricordo che il tempo dei precedenti. Benissimo, allora prendiamo un applauso a Giulia Maurizio che si sono scambiati i vestiti. Avanti, vediamo un po', c'è tutto. Anche voi avete la visita pagata da anni se ci andate non c'è anche in questa maniera. Benissimo. Passiamo un attimo qua, ecco, i nostri sono passati di là, ricordiamo loro un applauso, sono là che vanno da Nani. Ed ora volta di Gianni. Siamo la gonnella, ovvero io tazzo. Ecco le scarpe, ecco la borsetta, fermate il tempo, allez, molto bene. Mi sembra che il tempo sia molto buono, è stata la faticaccia. Il tempo dei gialli risulta 1.41, ma l'ho percepito così. 1.41 per i gialli. Controlliamo se c'è tutto. Arbitri, per piacere, fate vedere, fate controllare a loro, anche al pubblico. Le calze ci sono, tazze, sì? Possiamo vedere? Ale! Le calze c'erano in nere, molto senso. Benissimo, bibita pagata da Nanni, se ci andate in questa maniera. Passate dal centro e riscuotete l'applauso dei vostri sostenitori. Complimenti Tazio, sempre sexy, non sculettarti. Un applauso per i gialli che hanno anche la fotografia di Rico. Allora attenzione, facciamoli vedere e presentiamoli. Allora presentiamo per i blu i campioni, Marcello e signora.
e per quanto riguarda la regola di dicevo. Loro si sono allenati al di qua e di là della punta, vero? Come vi siete allenati? Sul letto, cioè, non sul letto. No, no, sulla punta, cioè, per avere uno spazio in cucina, la tavola da stiro, perché sbagliava e datemi la faccia. Benissimo, allora, presentatevi tu, invitiamo a entrare in cabina, avete controllato, sanno tutto? Hanno tutto, benissimo. Marcello, se ogni tanto potessimo vedere qualche oggettino, qualche... No, 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 faccelo vedere, sì, sì. Pronti? Andiamo via? Via! Il maestro Carpitelli non si distraga troppo verso destra. A che punto siamo, Marcello? Mutante, è mutante. Ecco, vedo una donna, anche la soprano giocava. Che era quello? Cos'era? Cos'era? Certo, con una musichina così. Vado dei gatti sotto. Marcello, ti sei avvicinato troppo. Ho visto una calza, Marcello, coprire con i lacci rossi, la seconda calza. Sei sexy, Marcello. Un poco. I sostenitori del club mi dicono di stare zitto. Vediamo cosa hanno combinato. Attenzione, allora, gli arbitri rappresentati dall'arbitro De Gialli comunicano ufficialmente il risultato di questo secondo gioco. Vi ricordo che era il gioco del Bagnarmida o dello Spogliarello. Allora, quarti classificati, Rione dei Rossi, 2 e 15. Terzi classificati, il Rione dei Blu, 1 e 48. Secondi classificati, il Rione dei Gialli con 1 e 41. Primo classificato è il Rione dei Verdi con 1 e 40. Ed ora, signore e signori, la piazza è del maestro Carpitelli, al quale facciamo questo nostro applauso per godere di tutta la sua musica. A tutti coloro che ci lasciano in questo momento, appuntamento per domani. Ricordo che domani è il 1° settembre, data tradizionale del nostro mercatino dei Rioni, alle 9 in punto, quando suona